Fred Canzian è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di Bella Ma, trasmissione di Rai 2 condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 7 novembre 2022. Lo storico componente dei Pooh ha affrontato prima di tutto l'argomento talent show, sottolineando di non essere mai stato contattato per ricoprire il ruolo di giudice in uno di questi format, per poi aggiungere: "Non ho niente contro i talent, ma credo che ci sia una corsa troppo breve per arrivare al traguardo. Soprattutto, il traguardo è solo per una persona fra le tante che si presentano." Fred Canzian, Stefano Dorazio era altruismo, miei figli Chiara Canzian e Phil Mer. Il punto, secondo Red Canzian, è che chi si ferma a un metro dal traguardo e vede le luci della ribalta spegnersi improvvisamente rischia di avere poi problemi psicologici. I giovani devono essere liberi di fare e di sbagliare, perché è da loro che nascono le novità, ma c'è bisogno di fare gavetta. Se oggi dovesse guardarsi alle spalle e parlare Red di ieri, l'artista gli direbbe che era fantastico l'entusiasmo con il quale metteva insieme i concetti nel parlare. Oggi ci impiegherei un'ora. Beatrice Niedierwiser, moglie Red Canzian, lui, Stefano.